Ciao a tutti, benvenuti a questa terza puntata di Moto Inside e anche il terzo round Serena di questo campionato internazionale d'Italia di Supermoto. Siamo qua a Pomposa e finalmente un weekend, pare, di bel tempo. Oggi comunque la giornata è stata splendida, hanno già provato la pista, dietro di noi ci sono le operazioni preliminari e anche in questa puntata tanti appuntamenti. Dacci tu qualche idea di che cosa potremo vedere in questa terza puntata di Moto Inside. Parleremo non solo di Supermoto ma anche di SIT, di Sprint Race e avremo anche degli ospiti come Kevin Vandi ed Elia San Martin. Insomma, sarà un weekend pieno di novità e poi vediamo che cosa succederà. Serena ogni tanto va in palla, un po' di tensione, sentiamo un rumore di una moto che si accende dietro, non le sentissimo mai, e ti basta una moto che viene accesa durante le operazioni preliminari e Serena... Mi distraggo. E come dicevi, assolutamente Kevin Vandi, parleremo di SIT, parleremo di tante altre belle iniziative, non solo di Supermoto, anche di gare di accelerazione. A breve avremo il The Reunion a Monza, quindi vedremo di scoprire qualche cosa di più, e anche della Sprint Race, quindi tante novità anche in questa trasmissione di Moto Inside, perché anch'io ogni tanto mi incasino con il nome, quindi a volte aiuti tu me, a volte sono io che aiuto te, quindi... Hai altro da dirci oltre che sorridere come sempre in modo meraviglioso? Poco fa ha detto meglio che alzavo il cartello in griglia di partenza. Sì, ecco, diciamo che ancora mi devo un po' sciogliere a presentare, però dai, ce la farò anche io. È un'avventura nuova come correre in pista. Assolutamente sì. Ciao a tutti, siamo qua con Kevin Vandi, un bravissimo ragazzo, questo lo sappiamo tutti nel paddock, è giovanissimo, ha 16 anni e già da qualche anno si è affacciato sul panorama nazionale nella categoria on road. Da quanti anni corri, Kevin? Io ho iniziato all'età di 4 anni, che i miei genitori mi hanno preso la prima minimoto e da lì è nata la passione. Dopo ho iniziato a fare i campionati fin da piccolino, poi ho prodato nella velocità, nel CIV, in 125 e adesso sono finito... All'inizio come un gioco sul motard e adesso ci togliamo delle belle soddisfazioni. Questa categoria on road che è nata, ricordiamolo, pochi anni fa qua in Italia, abbiamo visto che ti è sempre piaciuta, ti sei sempre trovato bene. Sì, l'asfalto mi piace, fin da piccolino ho sempre corso con moto che vanno sempre sull'asfalto. Questa però è una supermoto. Sì, è una supermoto, però mi piace guidarla come una moto da velocità. Ti vediamo infatti che lo stile è da ginocchio a terra, diciamo così. Beh, oltre alle gare che sono andate molto forte, anche già quest'anno ti abbiamo visto bene e ti abbiamo visto soprattutto una settimana fa a Ottobiano al campionato europeo, prima prova, li hai legnati tutti. È andata bene, siamo stati... contentissimi, sapevamo che avevamo un buon potenziale, però di la verità non pensavamo di far bottino pieno, pole position, gara 1, gara 2, quindi siamo molto contenti. Ringrazio il team L30 che mi ha dato tutto e di più per fare tutto al meglio. Senti, te lo dico simpaticamente, c'è un buon rapporto con te anche col tuo papà. Tuo papà è sempre tesissimo in gara. E com'è secondo te il rapporto che hai col tuo papà? Ma stiamo praticamente sempre insieme, quindi è un papà, è un amico e fa un po' per tutto. Senza di lui non sarei qui e non ce la farei a fare niente. Perché... Ma prima delle gare è lui che dice a te di star calmo o sei tu che dici a lui di respirare? Ma è 50-50 perché... Mi dà una grande mano perché io sono una persona che sono teso di mio, quindi mi aiuta molto, Bene, quindi domani, oggi è sabato, ci sono state le prove, com'è andata qua la pista? Quindi per domani come ti vedi qua a Pomposa? No, mi vedo bene, dai, siamo andati abbastanza bene, abbiamo provato diverse cose, questa qui è la pista di casa, speriamo che vada tutto bene. Perfetto, grazie Kevin, in bocca al lupo per le prossime gare, sì. Sappiamo anche per gli appuntamenti europei. Sì, adesso... Speriamo che prosegua tutto al meglio. Ciao a tutti. Ciao Elia, siamo qua quindi nel paddock di Pomposa. Abbiamo voluto un attimino chiacchierare anche con te. Raccontaci un attimino di come sta andando questa stagione 2017. Sei comunque in buona posizione, sei vicinissimo ai primi. Mi pare 4 punti dai secondi nel campionato internazionale e a 4 punti al campionato italiano. No, dai, diciamo che la stagione è partita abbastanza bene rispetto alle annate precedenti,
La prima Battipaglia abbiamo avuto un po' di problemi tecnici nelle fasi di qualifica che mi hanno fatto partire dall'ultima posizione, poi alla fine è venuta fuori una bella gara che ho concluso quarto sotto le condizioni abbastanza dure che ha piovuto. Ottobiano mi sono un po' difeso, però speravo in qualcosa di più. E ora arriviamo qui a Pomposa, che è una delle mie piste preferite, speriamo di fare un bel lavoro, insomma. Non ti chiediamo come andrà domani, lo vedremo chiaramente nelle immagini e negli highlights, però ti chiediamo come vedi il proseguo di questa stagione. Ci sono ancora diverse gare, tra cui Latina, Viterbo, il Sestriere, chiuderemo a Magiona, quindi la stagione è abbastanza lunga. E come ti vedi tu tra questi? Diciamo che sono tutti agguerritissimi, bella tirata, perché diciamo che a livello proprio anche del livello dei piloti è altissimo, possiamo paragonare proprio anche al mondiale, e sarà un bello spettacolo, ci metterò tutto e speriamo di riuscire a migliorarsi dall'anno scorso di sicuro, insomma. Col tuo team come va quest'anno? Nuovo team, nuova avventura, quindi per te anche da questo punto di vista direi che però ti vediamo bene. No, diciamo che abbiamo cominciato un po' sotto il segno della sfortuna, però comunque ho un team che cerca di dare al massimo, di riuscire a accontentarmi in tutto quello che chiedo, in poche parole. E mi sto trovando bene, speriamo un po' che giri un po' le sorti e speriamo in bene. Sei un pilota complicato o sei un pilota facile da gestire? No, io sono facilissimo. No. Dai, sono tranquillo e cerco di darci sempre al massimo, anche se magari qualcosa non mi piace, insomma, almeno penso di essere così. C'è da chiedere al mio team soprattutto. Va bene, andremo al tuo team a chiederlo, quindi ti ringraziamo per questi minuti che ci hai dedicato, in bocca al lupo per domani e ci rivediamo poi alle prossime gare. Ciao a tutti. Ciao Francesca, grazie di esserci venuta a trovare con noi in questa puntata di Moto Inside. Abbiamo Francesca Lukasik. Ciao Riccardo, è stato un piacere immenso, mi sto divertendo tantissimo. Ci capisco poco, però mi piace davvero tanto. Beh, sappiamo che da sempre tu sei appassionata di moto, di motori, ti abbiamo più visto in griglia di partenza anche nella MotoGP, un tuo trascorso per un bellissimo servizio fotografico, però sappiamo che hai anche tanta passione per questi motori anche su due ruote, quindi raccontaci un po' di questa tua passione, di come vivi queste giornate. Beh, diciamo che non ci vado io da sola sulla moto, però mi piace guardare le gare, mi piace sentire l'odore della benzina, quella pura poi. Non sono frasi che solitamente sentiamo dire a una ragazza bella come te peraltro, e quindi ci piace averti qua con noi. Beh, grazie mille, mi piace poi soprattutto la famiglia, la grande famiglia che c'è qui, il calore di questa grande famiglia. Ti rivedremo allora ancora in griglia con noi nelle prossime gare? Me lo auguro, certo, sì, magari. Ok, allora noi sicuramente ti aspettiamo, è sicuramente meglio di me, questo è poco ma sicuro, e comunque è un piacere per tutti i nostri piloti avere qua con noi oggi Francesca, e quindi grazie mille. Grazie. Siamo qua in griglia di partenza, pronti per la prima gara. Elia, ti vediamo in prima fila, buon risultato, quindi pronto a fare una grande gara. Come la vedi oggi? Con il team abbiamo lavorato benissimo questi due giorni di prove e in qualifica sono riuscito a fare due buoni giri che mi hanno permesso la prima fila. Cercherò di partire bene e vediamo un po' di attaccare da subito, riuscire a fare una buona gara. Come vedi i tuoi due avversari stranieri qua nell'Internazionale d'Italia di Supermoto? Sono due bei ossi duri, vedremo di fare, di star con loro e di fare una buona gara, dai. Ok, in bocca al lupo. Ancora qui nel circuito di Pomposa per la terza gara degli Internazionali d'Italia della Supermoto. Vediamo gli highlights. La terza prova degli Internazionali d'Italia di Supermoto sul circuito di Pomposa. Francesca Lukasik, madrina della manifestazione, ci porta in griglia di partenza e siamo ormai a pochi minuti dal via di questa importante manifestazione dedicata al mondo motociclistico, e in griglia di partenza con noi è venuto una persona importante, il presidente della Federazione Motociclistica Italiana.
È un'emozione per me, perché comunque tutto quello che sono moto è il mio pane. Io sono qui appunto in questa veste, ma mi sento, come ho detto tante volte, ancora un tesserato e un licenziato. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è che mi piacerebbe provare. Poi vabbè, il Motard comunque ho visto che a livello tecnologico sicuramente ha fatto dei progressi notevoli. C'è una bella griglia, come vedete, insomma, la giornata è splendida. Le gare che abbiamo visto anche questa mattina comunque sono state molto entusiasmanti. Spero che questa disciplina possa avere comunque uno sviluppo ancora di più per quanto riguarda soprattutto il discorso degli amatori, ma anche comunque a livello di campionato italiano vediamo che comunque ci sono degli ottimi piloti, degli ottimi team. Dobbiamo comunque andare avanti, vediamo quello che potremo fare per il 2018. Sono venuto qui anche soprattutto per ascoltare un po' quello che dicono i team, quello che dicono i piloti, per cercare di andare incontro alle loro esigenze. Cercheremo comunque di favorire questa disciplina, che sicuramente è molto spettacolare, molto bella. E ritorniamo in griglia, ormai manca veramente poco al via di questa prima manche della categoria Supermoto, numero 41, Mark Schmidt in pole position, seguito durante le prove della mattina dal numero 111 Marcus Klass, poi vediamo ottimo terzo in prima fila Elia San Martin, e seconda moto del team BRTS VM per Edgardo Borella, e poi Diego Monticelli in sella alla sua TM. Ma ormai siamo a pochissimi istanti dal via, piloti che hanno ormai terminato il giro di allineamento e si schierano sulla griglia di partenza. Vediamo Mark Schmidt molto carico dalla sua pole position, ed ormai ultime indicazioni, un po' di pubblico vista la bellissima giornata finalmente anche sugli internazionali d'Italia Supermoto, meno di 2 secondi al via, piloti che caricano la forcella anteriore e scattano velocissimi. Vediamo che a girare per primo è proprio Marcus Klass, ma Mark Schmidt già nella seconda curva lo infila, affiancato, ottimo, direi ottimo avvio da parte di Edgardo Borella, ma vediamo che già a contatto con Marcus Klass per la seconda posizione, mentre sembra che Schmidt allunghi leggermente sui suoi avversari. Ecco, vediamo anche Andrea Occhini che è in lotta con Elia San Martin, piloti che nelle prime fasi di gara sono molto attaccati. Ottimo, direi, Edgardo Borella, lo vediamo decisamente agguerrito in seconda posizione. Mark Schmidt, tra di loro sono veramente pochi metri di distanza. Marcus Klass, un pilota molto molto deciso. Vediamo che qui entra su Edgardo, che purtroppo perde l'avantreno, Edgardo cade, però fortunatamente nulla di grave per lui, si rialza subito, vedremo se riuscirà a ritornare in sella alla sua moto e a non perdere secondi importanti. Nel frattempo nel tratto sterrato proprio Schmidt salta molto lungo e dietro di lui proprio Klass, vediamo se riuscirà a raggiungerlo e a non lasciarlo scappare, perché sappiamo che il circuito di Pomposa è abbastanza insidioso, molte curve e quindi poca possibilità per i piloti di prendere il largo. Purtroppo vediamo Edgardo Borella sconsolato, la sua moto ci sembra danneggiata, il manubrio sulla parte destra sembra piegato, vediamo se comunque riuscirà a rimanere in pista e a prendere punti preziosi per il campionato, per l'Internazionale d'Italia di Supermoto. Di nuovo sul traguardo i primi due, oramai hanno preso un vantaggio importante sugli inseguitori, sono vicinissimi ruota a ruota. Qua vediamo Fabrizio Bartolini in lotta con Max Verderosa. Purtroppo Bartolini è con una moto praticamente di serie, perché purtroppo il suo team ha subito
un furto di tutte le moto nei giorni precedenti la gara, speriamo per loro possano ritrovarle. Andrea Occhini, uno dei protagonisti di questo campionato, in questo momento vediamo Elia San Martina ha dei problemi purtroppo, quindi rallenta vistosamente e rientrerà in box per dei controlli. Qua ritorniamo alla testa della gara, dove rivediamo Schmidt seguito da Marcus. Ci sembra che possa tenere la ruota del leader della gara, vedremo se troverà il momento giusto per superarlo, ma ormai siamo alla bandiera a scacchi, ci prova, arriva anche Occhini, guarda il suo team, è sempre spettacolare, Max Verderosa che taglia salutando il pubblico in impennata. Qua tutti i piloti, come spesso accade nella supermoto, a fine gara si salutano. Wheeling per Schmidt, contento di questa vittoria, sicuramente un pilota che quest'anno con la nuova moto SVM ha trovato un giusto feeling anche a livello internazionale. E ritorniamo in griglia di partenza, pronti per la seconda manche. Andrea Occhini inquadrato in questo momento con il suo team, saluta Mark Schmidt, sempre molto carico, un pilota che è molto generoso, una guida molto decisa. Elia San Martin è sfortunato in gara 1, vedremo se in questa seconda frazione riuscirà a conquistare punti importanti. Esce il cartello dei 15 secondi alla via ed è partenza di nuovo velocissimo, ci sembra scattare al comando Schmidt. Vediamo però Edgardo Borella già pronto, già all'attacco su Klaus per la seconda posizione. Entrano tutti nello sterrato, piloti della categoria supermoto, sterrato che sembra facile ma è molto bucato soprattutto nella parte sabbiosa, e sappiamo che ha messo in difficoltà molti piloti. Qua vediamo Marcus all'esterno attacca Schmidt in questo momento e si porta al comando subito di questa seconda manche, quindi Marcus agguerrito è, ma infatti come vediamo Schmidt non regala niente a nessuno, lo attacca subito e si riporta al comando, perde leggermente l'avantreno. Ci rendiamo conto che sono, è ottimo anche Edgardo Borella che entra deciso anche lui su Marcus e conquista la seconda posizione. Come avevamo detto, Borella in questa prova di Pomposa ci è subito sembrato deciso, un pilota ormai che ha voglia di dimostrare che tra i big della supermoto c'è anche lui. Eccoli sul traguardo, Schmidt cerca di allungare alle sue spalle Marcus in lotta con Edgardo Borella che non gli lascia spazio, non si fa sorprendere come nella manche precedente. Entrano nello sterrato, Marcus ci sembra molto veloce in questa parte soprattutto sui salti e all'uscita dello sterrato. No, qua vediamo Elia San Martini in lotta con Occhini leggermente largo in questa curva, proprio come ci immaginavamo. Elia San Martini ha voglia di dimostrare che purtroppo la sua terza posizione vanificata in gara 1 per un guasto tecnico è stato solo un problema da dimenticare. Qua vediamo che Marcus attacca nuovamente come ha fatto in gara 1 Edgardo Borella, che però non si fa cogliere impreparato, anche se perde la posizione, ma rimane attaccato alle ruote del pilota straniero che lo precede. Qua è Monticelli in sella alla TM ufficiale, che però ci sembra leggermente attardato rispetto ai primi, salta molto lungo Marcus all'attacco ancora una volta di Schmidt. Come vediamo, pista molto bucata, quindi molto tecnica per i piloti e mette anche in difficoltà la parte ciclistica di queste super motard. Ancora i due protagonisti di questa terza prova di Pomposa dell'Internazionale d'Italia di supermoto, organizzazione Offroad Pro Racing, federazione motociclistica italiana, grandi protagonisti, un weekend di sole finalmente sulla supermoto, era quasi un anno e mezzo che non vedevamo un weekend intero senza la pioggia. Di nuovo attaccatissimi, proprio attaccati i due leader di questa giornata di gare. Marcus ha voglia sicuramente di
superare Mark Smith, ma sappiamo che Mark Smith sicuramente non gli lascerà vita facile, anzi chiude tutte le traiettorie, conquista qualche metro di vantaggio, si allunga sulla moto e taglia il traguardo vittorioso anche in questa manche. Ottimo, abbiamo visto Borella, San Martino, Chini, Monticelli, via via poi tutti gli altri piloti che concludono questa bellissima giornata di gare della categoria Supermoto, due gare avvincenti, ricche di sorpassi, il wheeling da parte di Smith, ancora Francesca Lukasik che scherza coi piloti in pista alla fine della gara, salutano la fine di questa bellissima giornata, appuntamento per loro al podio tra pochissimo, ma prossimo appuntamento per gli internazionali d'Italia. Ecco, vediamo il podio in questo momento, saluto per tutti i piloti, grandi protagonisti, e tabella rossa baciata da Mark Smith al comando degli internazionali d'Italia di Supermoto. Vediamo anche Mandelli e qui lungo salto di Mark Smith che saluta tutti, da appuntamento per la prossima gara a Viterbo il 28 di maggio, Internazionale d'Italia di Supermoto da non perdere. It was a really good day for me. I made the pole position and the double win moto, so I'm really happy. I'm the leader and with the red plate, and the drag was really good. The fight also was really good in the first and the second race with Markus Glas from Germany, a friend of me. So we have a lot of fun today on the track. The track is not so easy, but I like it and I'm really happy to stay in my new team, SWM Factory, and it's really professional and we are working and going better and better. And I'm sure for the next time we will be gonna make big steps, and we will see. Siamo in griglia di partenza e vediamo insieme a Francesca gli highlights della on-road. Terzo round degli internazionali d'Italia categoria on-road sul circuito di Pomposa. E qui siamo in griglia di partenza, oramai quasi tutti i piloti pronti. Francesca Lukasik, madrina della manifestazione, scherza con Kevin Vandi, e ricordiamo seconda posizione per David Clementi, prima posizione come dicevamo per il poleman Kevin Vandi, terzo in griglia di partenza e in prima fila è Matteo Traversa, via via tutti gli altri protagonisti di questa bellissima giornata di gare con finalmente il sole anche sugli internazionali d'Italia di Supermoto, organizzazione Offroad Pro Racing, federazione motociclistica italiana a supervisionare questi bellissimi internazionali d'Italia di Supermoto, la categoria che si corre solo sull'asfalto. Mancano pochi secondi, esce la miss ufficiale ed eccoci già carichi sulla forcella anteriore, scatta velocissimo Kevin Vandi dalla pole position e gira per primo alla prima curva, via via sfilano tutti gli altri piloti, vediamo già David Clementi che tallona il fuggitivo Kevin Vandi che cerca di allungare sui suoi avversari, in terza posizione Matteo Traversa, sono ancora tutti attaccati uno dietro l'altro, arriviamo sul rettifilo di partenza e Kevin Vandi gira ancora al comando di questa agguerrita batteria, questa prima manche, ma vediamo che David Clementi lo infila all'uscita della curva e alla staccata si porta davanti a tutti, quindi adesso in prima posizione è proprio la SWM di Clementi davanti a Kevin Vandi e Matteo Traversa subito dietro
tenterà forse l'attacco, quindi lo vedremo nelle prossime curve. Vediamo anche Kevin Caloroso tra i grandi protagonisti. Kevin Caloroso ha passato tutti in questo momento e lo vediamo in seconda posizione alle spalle di David Clementi. Poi ecco ancora Kevin Vandi, Matteo Traversa, quindi lottano per la terza posizione. Vediamo la battaglia tra i due leader di questa manche, ed è proprio Caloroso che cerca di infilare, non ce la fa. Bellissimo questo duello per la leadership di questa gara. Arrivano sul rettifilo di partenza attaccatissimi, pochissimi. Va dritto Kevin Caloroso, va in fondo al rettifilo di partenza, tira la staccata ma non riesce a rimanere all'interno. Ha cercato un sorpasso difficilissimo quasi all'esterno, ma David Clementi gli ha chiuso praticamente la traiettoria costringendolo all'errore, e Caloroso ed è finito nella via di fuga in totale sicurezza, ma ha perso metri importanti, addirittura in quarta posizione. Terzo in questo momento vediamo Matteo Traversa, tranquillo sul rettifilo di partenza, abbastanza staccato dai primi, ma dietro di lui Kevin Caloroso oramai ha diversi secondi di distacco, difficilmente riuscirà a colmare questo divario con i primi che ormai hanno preso un buon vantaggio. Vediamo che Kevin Vandi si guarda indietro, vede dove sono i suoi avversari, due traiettorie leggermente diverse tra il primo e il secondo, sembrano avere una guida differente, quindi due stili, anche se a ginocchio a terra, due modi diversi di interpretare il circuito di Pomposa. Vediamo adesso proprio i due al comando che arrivano alle battute finali di questa bellissima e avvincente prima manche degli Internazionali d'Italia categoria on road, e vince proprio davanti a tutti David Clementi, decisamente sconsolato Kevin Caloroso, che purtroppo chiude al quarto posto per l'errore che lo ha condizionato nella staccata sul rettifilo di partenza. Siamo già in griglia, seconda griglia di partenza per la categoria on road. Qui vediamo Leonardo Battaglia scherzare con il suo pilota Matteo Traversa, Extreme Team. Ricordiamo che questa è la seconda partenza, gara 2 è stata interrotta dopo pochi giri per la caduta purtroppo di David Clementi, che è scivolato fortunatamente senza gravi conseguenze, ma la gara è stata interrotta a bandiera rossa, e quindi questo è il secondo start. Al comando scatta subito Kevin Vandi, attaccato a lui, attaccato alla sua gomma è Matteo Traversa della Yamaha che abbiamo visto prima in griglia di partenza. Kevin Vandi a questo punto vuole tentare la fuga, vuole non trovarsi come in gara 1 attaccato dai suoi avversari. Vediamo se riuscirà in questo intento, ma sembra proprio che Matteo Traversa non abbia voglia di lasciargli spazio, e tantomeno Kevin Caloroso, che dopo l'errore in gara 1 cercherà di rifarsi in questa seconda manche. Via via tutti gli altri piloti sfilano, come dicevamo, sul bellissimo circuito di Pomposa, giornata sotto il sole finalmente anche per gli Internazionali d'Italia di supermoto. Non è una cosa scontata, visto che era quasi un anno e mezzo che non si vedeva un weekend senza una goccia d'acqua. Questi sono i tre protagonisti di questa seconda manche. Diciamo, purtroppo manca David Clementi all'ospedale per alcuni controlli, che poi fortunatamente ci verrà segnalato che non hanno avuto nessuna grave conseguenza, fortunatamente per il pilota del BR Team. Quindi torniamo alla testa di questa bellissima gara, vincente il combattimento per la vittoria assoluta tra Kevin Vandi, Traversa e Caloroso. I piloti sono veramente attaccati, sembra che ognuno possa tirare la staccata decisiva, ma vediamo che Kevin Vandi è
decisamente al comando, fa quasi cenno con la testa, non capiamo se si sta caricando per mantenere la giusta concentrazione, il giusto ritmo di gara, molto molto forzato, stanno andando veramente veloce questi tre protagonisti, sfilano davanti ai meccanici sul rettifilo di partenza e qua vediamo una bellissima battaglia tra Paoloni e Liberati, i due si stanno dando da fare per conquistare la quinta posizione, punti importantissimi per il campionato e vediamo anche qua in quarta posizione un po' solitario Pedisano, un po' staccato dai primi tre ma decisamente saldamente al quarto posto. Qua di nuovo è battaglia per la seconda posizione tra Traversa e Caloroso, mentre Vandi sembra decisamente avvantaggiato. Errore forse di tutti e due, perché abbiamo visto scappare il piede dalla TM di Caloroso, mentre Traversa forse ha commesso un errore che non siamo riusciti a vedere dalla nostra posizione, e quindi il leader è Kevin Vandi, solitario al comando, ginocchio fuori in classico stile velocità, e qua è la caduta purtroppo tra Caloroso e Traversa, forse i due stavano dandoci dentro un po' troppo e l'errore è dietro l'angolo, adesso ripartono tutte e due ma decisamente attardati, quindi giornata sfortunata anche per Caloroso, due cadute in due manche che compromettono un buon risultato e nuovamente Matteo Traversa però a questo punto cade un po' più violentemente, però vediamo che il pilota si muoveva quindi senza nessun problema, ma ha perso ogni possibilità, quindi secondo posto alle spalle di Vandi e Piero Pedisano, poi Caloroso che riesce a risalire in sella e a concludere comunque al terzo posto della manche anche di giornata, primo assoluto un ottimo Kevin Vandi che ha portato a termine, eccolo, lo vediamo esultare davanti al pubblico in impennata, qua siamo sul podio, tabella rossa che però viene data non a Kevin Vandi nonostante abbia vinto il Gran Premio, ma allo sfortunato Traversa che abbiamo visto cadere, e quindi tabella rossa per lui. Ivan Lazzarini alza invece la tabella di vincitore come team manager. Siamo partiti bene facendo la pole position questa mattina, gara 1 ho avuto delle incertezze, ho finito secondo, ma gara 2 è andata benissimo, ho vinto la classifica di giornata e grazie al mio team che mi ha fornito tutto perfettamente per questa vittoria. Arrivederci quindi a tutti, al prossimo appuntamento. Dal circuito di Pomposa si passa al 28 di maggio a Viterbo, su un circuito decisamente meno tortuoso, più veloce, dove i piloti della categoria on road potranno esprimere tutto il loro potenziale e vedremo quali saranno i protagonisti del prossimo round degli internazionali d'Italia di Supermoto, Froad Pro Racing l'organizzatore, sotto il controllo della Federazione Motociclistica Italiana, quindi appuntamento a tutti il 28 di maggio a Viterbo. Abbiamo appena finito di vedere le immagini del SIT, adesso parliamo di gare di accelerazione. Riccardo l'anno scorso a una di queste gare era il coordinatore di pista e quindi lascio lui la parola per parlarci di queste gare. La gara di cui stiamo parlando è The Reunion, che si terrà quest'anno all'Autodromo di Monza, come ormai è un appuntamento fisso già da diversi anni, quindi a maggio il 20 e il 21 maggio. Ok, vedi, io devo andare a lavorare lì. Comunque il 20 e il 21 maggio ci sarà The Reunion, una manifestazione all'interno della quale si tengono delle gare di accelerazione sulla distanza dell'ottavo di miglio, quindi uno stile un po' preso dagli inglesi, portato all'Italia
Italia, o meglio in Italia, da Matteo Adriani, e qui abbiamo proprio il massimo di quello che secondo me è il motociclismo. Ci sono migliaia di appassionati che arrivano con le loro moto per vedere queste prove di accelerazione, ed è una cosa divertentissima. Ci sono tanti ragazzi, tantissime ragazze che proprio anche loro provano in sella le loro moto, e quindi vediamo un po' di capire qualche cosa di più vedendo queste immagini che passano di fronte a noi in questo momento. Quindi appuntamento a maggio, il 20 e il 21, giusto, per il The Reunion, all'interno del quale ci sarà anche una prova di campionato italiano Sprint Race, di cui abbiamo già parlato alla presentazione del Sest Rare, perché in occasione della gara che ci sarà la Motor Week ci saranno proprio due gare di campionato italiano. Allora Riccardo, sappiamo che settimana scorsa c'è stata un'altra importante gara di supermoto alla quale hanno partecipato tanti piloti, il SIT. Parlaci tu un po' di questo campionato italiano. Beh, il SIT è gestito da tanti anni da un amico, è Aldo Caldera. Lui ha portato avanti questa bellissima idea, era partito parecchi anni fa e adesso è diventata una realtà nazionale molto importante, perché il SIT conta, oltre che tantissimi piloti, fanno tantissime gare anche molto divertenti, spostate soprattutto sul nord Italia. La settimana scorsa hanno corso a Jesolo, anche lì hanno fatto, mi pare, oltre 120 piloti, quasi 130 piloti, quindi un risultato importante nei termini di numeri, ma come vediamo nelle immagini il loro mondo è molto simpatico, molto divertente, è fatto di vera passione, dove tanti piloti hanno deciso di correre proprio per divertirsi, però c'è anche tanta professionalità, perché ormai i primi nel SIT hanno dei tempi decisamente forti, vanno velocissimo a livello proprio di campionato italiano, potrebbero dire la loro anche qua tra i piloti del massimo campionato sul nostro territorio italiano. Hanno ancora tante gare da disputare, adesso poi vedremo proprio quali saranno le novità che Aldo Caldera vorrà introdurre anche per l'anno prossimo, se ne sta già parlando, ma oramai il SIT è proprio una realtà a livello italiano molto importante, e vediamo proprio dalle immagini che anche tra di loro la bagarre è molto accesa, e quindi vedremo Serena che cosa ci regaleranno questi piloti, che saranno anche il nostro futuro, perché ci sono moltissimi giovani che corrono nel SIT. Sicuramente vedremo il SIT ancora molto impegnato sul territorio nazionale, quindi vedremo quanti altri piloti riusciranno ad avvicinare a questa bellissima disciplina. Ok Serena, anche questa puntata è finita qua dal podio di Pomposa, assieme a Mark Schmidt, vincitore della categoria Supermoto, assieme a Kevin Vandi, grazie per la bellissima gara, che ha vinto la On Road, assieme alle nostre due bellissime Nicole, vero? Ciao Nicole, ci segui tutte le gare, e a Francesca. Ciao a tutti, ciao, è stato un piacere. Quindi Sere, al prossimo appuntamento. Ci vediamo a Viterbo il 28 maggio. Ciao a tutti.